I tipi là stanno rovinando il mercato perché la maggior parte stanno creando merda. Ma tranquilla, praticamente stai nella stragrande maggioranza della fetta di come pensano le persone. Ed è vero, sono ormai rarissimi i tripla tra virgolettoni che fanno le cose con l'amore. Continuo sempre a fare questo discorso. Io da una parte le capisco le compagnie, perché alla fine dei conti queste sono compagnie che devono fatturare. Cioè questi stanno là per portare i soldi a casa, per magnà, per pagare i stipendi ai propri dipendenti. Quindi capisco che magari il lato creativo se ne va un po' a fanculo. Però dall'altro canto mi dispiace vedere che negli ultimi anni si fa veramente il minimo assoluto per il massimo guadagno possibile. E di recente si è andato anche a vedere con le compagnie dei AAA che invece di pagare porca troia gli artisti cominciano ad utilizzare i tool di IA. Perché? Perché appunto per il minimo che io devo fare devo farci il massimo guadagno. Questa, come ne parlavamo pure con Kai, secondo me è una roba che va a far morire l'arte di un videogame. Perché finché lo fa per esempio il solo developer, cioè la persona che sta sviluppando un gioco da solo, che dice ok, per doppiare i personaggi uso le IA, per fare delle texture particolari uso le IA, posso pure accettarlo, perché appunto quello sta da solo contro l'inferno. Però avere compagnie che c'hanno i milioni di milioni, che non c'hanno neanche lo sbatti da andare a pagare un artista per farsi fa delle host, dei doppiaggi, delle grafiche, delle robe, è triste. Cioè vuol dire proprio che tu preferisci pagare 5 euro d'abbonamento, tra virgolette 5 euro d'abbonamento all'IA del cazzo, invece di pagare un cazzo d'artista che ci mette l'anima, la passione dentro, proprio che ci mette l'umanità. Perché tanto non è che l'IA sono sbagliate, ragazzi, però il videogame è cultura, Dio Cristo. Cioè il videogame è arte. Se tu all'arte togli l'umanità, diventa il compitino fatto bene. No, ma assolutamente, dite, ma è giusto utilizzarle per semplificarsi i lavori. Però cazzo. Esatto, quando sono usate per i soldi a discapito della qualità. Perché là non è tipo il guarda, io Leech sto sviluppando un videogame, non so un cazzo di musica, utilizzo un IA, gli dico come serve nostra che mi fa piri 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 e me la crafta. No, là è proprio che tu, compagnia che c'hai milioni di milioni, per guadagnare quei 2 centesimi extra fai una roba del genere. È triste come roba. Questo poi quando escono cose come Baldur's Gate esplode il mondo, perché quello è proprio l'inverso.